Ciao a tutti, guerrieri e guerriere, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti nel secondo video di Capodanno con, mi sembra saranno 3-4 video, boh, non lo so, ora vedremo un po'. Sì, dall'ultimo video avevo i capelli, ora non ce li ho più. Era dopo tanto tempo i capelli. Ho preso anche una tisana, tendro che avevo la tosse, quindi oggi è 31 dicembre 2019, quindi voi lo vedrete probabilmente metà gennaio, fine gennaio. Io penso saranno quattro video, questi video di Capodanno, vabbè. E devo aiutare mia sorella a fare le decorazioni, gli antipasti, perché oggi verranno degli amici di mia sorella qui, quindi verso le 7 saranno qui, quindi inizio il vlog ora. Io ritornerò il 2 a Firenze, quindi ci saranno altri video da qui. Mi sto trovando bene, poi sapete che qui è un posto, un piccolo paese in alta montagna e quindi non c'è internet, però abbiamo un telefono in cui che è della TIM, l'unica compagnia della TIM. Io avendo Wind non neanche la connessione dati, quindi non posso, sono proprio fuori dal mondo. Queste sono le mie robe, qui, perché ora adesso dobbiamo vedere un po' stasera come funziona. Io non so se dormirò qui, dormirò su, perché comunque qui dovete sapere c'è la soffitta e quindi ci sono altre due stanze da letto. Quindi questa casa è molto molto grande. Ho portato il Monopoli della DSI, ve l'avevo detto nel video di ieri, che era il 30, sì. Non vi posso farvi vedere perché c'è una cosa che serve per la parodia di Crisi sulle Terre Infinite su Firenze. C'è una cosa che vedrete molto presto su YouTube. Penso dopo i Vlogmas. Devo ancora registrare l'ultima parte del pezzettino finale del primo episodio. Quindi poi. Vabbè. Cos'altro da aggiungere? Vediamo un po'. La sera fa freddo qui perché siamo. Ora non so se riuscite a vedere dalla finestra, perché davanti a me c'è una finestra. Comunque, come potete vedere, qui siamo in alta montagna nel nord della Toscana, quindi verso Pistoia, ora non so bene il paese, però molto familiare con la Valle d'Aosta e il Trentino d'Alto Adige, secondo me, perché come sono fatte le abitazioni. Io ho visto su YouTube, vedo molte persone della Valle, cioè c'è una YouTuber della Valle d'Aosta e quindi assomiglia un po' il paesaggio della Valle d'Aosta, visto che per me dà l'impressione così. Può essere anche l'impressione del Trentino, però qui, come potete vedere, c'è i boschi, ci sono gli animali del bosco, ovviamente ci sono tutti. Vabbè, concludo la prima parte del secondo video del 31 dicembre perché la tosse non mi lascia neanche il giorno di Capodanno, perché dopo vi farò vedere la decorazione. Ieri c'è le decorazioni fuori, c'è le luci. Quanto è di buio, c'è le luci che
accendono le luci natalizie. Vabbè, poi vi farò vedere anche le altre decorazioni che insieme a mia sorella, quindi ci vediamo dopo nella seconda parte del video. Ciao, a dopo. Ciao ragazzi, sono benvenuti in questa seconda parte. Ve la farò molto breve perché stiamo giocando alla Switch, quindi siamo solo io insieme agli altri ragazzi. E appunto, vabbè, dalle 7 abbiamo iniziato a mangiare, poi ci siamo messi a parlare, quindi tante di quelle cose. Che ora dovremo fare anche dei giochi da tavola, secondo me dopo mezzanotte, e poi vedrò un po' se posso riprendere perché loro non lo sanno. E ero in bagno e quindi con la scusa del bagno ho detto vabbè, faccio questo mini riassuntone. E vabbè, siamo senza internet perché in questo piccolo paese in alta quota internet non c'è, quindi solo chi ha operatore team ha la connessione, quindi chi ha gli altri operatori abbiamo tutto il mondo a Goku. Questo è il bagno praticamente. Poi io torno a Firenze il 2, non il primo, poi vi farò vedere la casa insieme a mia sorella che vi farà la cicerone, che è la fidanzata del proprietario. Quindi e vabbè, ero in bagno, ho detto ora mi devo fare assolutamente questa seconda parte del vlogmas. Se nel caso non registro, questo sarà l'ultimo pezzettino del 2019. Vi faccio tanti auguri di buon anno e capodanno a gogo. E basta, io torno giù se non mi prendono per disperso. Quindi sono qui. Ciao e ancora buon anno ragazzi. Buon 2020 a tutti voi e alle vostre famiglie. Ciao ragazzi. Non so se riuscirò a registrare altri pezzi di vlog stasera, dopo la mezzanotte. Boh.